Sono emozionato e contrariato allo stesso tempo. Perché mi starete chiedendo? Perché questo telefono, il OnePlus Nord, doveva arrivarmi il 5 agosto. Solo che col fatto che OnePlus non ha fornito abbastanza Nord ad Amazon, è arrivato in ritardo con un'ulteriore proroga della consegna perché avevano smarrito il pacco. È stato abbastanza imbarazzante come evento, però ora ci siamo ripigliati e abbiamo il OnePlus Nord qui tra le mani, che unboxeremo, perché cosa volete fare? Volete lasciarlo qua dentro a prendere polvere? Non prenderà mai polvere, però avete capito. Cutter, please. Ok, procediamo con l'unboxing. Questa non sarà una recensione, sarà più che altro un first look, un first impression del telefono appena unboxato. Cosa ho fatto? No, non ci posso credere. Ho fallito l'unboxing. Dov'è? Ah no, vabbè, abbiamo già fatto, chi se ne frega. Togliamo il cellophane e abbiamo qui il packaging in tutta la sua bellezza, perché sì, è un bel packaging, cioè io almeno lo considero un bel packaging, non so voi. È minimal OnePlus Nord, è molto, ora inventerò una nuova parola, graficheggiante. Molto, sì, è molto stile OnePlus. Mi piace. Apriamo. Oh! Ehi, ma buongiorno. Eccovi il telefono di Sway Nord. Ecco ragazzi che arriva il momento più, non so, più soddisfacente di un unboxing, ovvero lo spacchettamento. Ecco, qui abbiamo il OnePlus Nord. Ok, questa cosa no, è però, grazie. Ok, a posto. Ragazzi, è bello. È un bel telefono, ha un bel design. Mi piace. Vetro, vetro. Credo sia Gorilla Glass. Gorilla Glass, sì. La cornice, alcuni dicono sia metallo, alcuni dicono sia plastica, ma io credo sia plastica, perché toccando una superficie di metallo non ha, diciamo, la stessa temperatura, quindi è plastica, ha già la pellicola applicata. Quattro fotocamere, ho già dei thoughts riguardanti le fotocamere che vi dirò nella recensione vera e propria. Accendiamo il telefono. Bella la vibrazione. Inglese? No, mettiamo italiano. Oddio. Niente, mi ha colpito il refresh rate. È fluidissimo. È un qualcosa di indescrivibile. Se siete persone che vengono dal display a 60 Hz, perché wow. Wow, connetti alla rete. Oddio, devo veramente mettere la password lunghissima. Ragazzi, la vibrazione di questo telefono spacca. Ok, ora ci sta facendo configurare l'accesso tramite impronte digitali. Il sensore, ragazzi, è sotto lo schermo. È piuttosto rapido. Le gesture sono fighe, cioè sono belle. Audio niente male, ma sfortunatamente non è un audio stereo, ma un audio mono. Eh già, ragazzi, un audio mono. Com'è? Si sente bene? Ovviamente qui abbiamo un'esperienza utente che si avvicina molto all'esperienza di Android puro di Pixel. Niente male, abbiamo anche il Google Feed, cosa che secondo me devono
devono mettere in qualsiasi tipo di telefono Android. Quello di Google è semplicemente bello, esteticamente figo. Mi sono totalmente dimenticato di finire l'unboxing. Ok, qui abbiamo una welcome letter da Carl Pei, credo, il cofondatore di OnePlus. Cioè, persino la welcome letter è tipo un qualcosa di bello. Vabbè, il manuale di utilizzo, credo. Ah, degli stickers. Che figata. Non ho ancora capito perché. Cioè, è utile. Semplicemente non ho capito questa parte satinata. Abbiamo il cavo USB di tipo C, rosso. E molti si chiederanno, molti si sono chiesti, anzi, perché non è di color teal? Non lo so, non lo so neanch'io. Però a me va bene il rosso. Qui abbiamo la power brick da 30 watt che dovrebbe caricarvi il telefono dallo 0 al 50% in 20 minuti. È tipo mind blowing. Con questo abbiamo finito l'unboxing, credo. Qui c'è un quick guide, ma non ci servirà mai perché siamo dei pro, giusto? E quindi niente, questa era una breve first impression del OnePlus Nord. Beh, che dire, ci vediamo nella recensione vera e propria. Alla prossima. Ok, fine. Boom, boom, boom. Guarda.